il declino si distingue in lento, lentissimo, rapido, rapidissimo. Questo deve ci sono varie opzioni possibili in quella direzione che speriamo di naturalmente tutti di evitare. Il tema di oggi sollecita un confronto fra le attese teoriche, le attese della retorica, diciamo, liberista, ma e anche, diciamo così, quello che è stato sempre un auspicio vivo del mondo dei consumatori, che le liberalizzazioni portassero assieme a maggiore concorrenza, liberazione di risorse per l'economia reale, riduzione di prezzi, miglioramenti di servizi. Rispetto a queste attese, a queste credenze, diciamo così, sulle quali bisogna, secondo me, anche sul piano teorico, essere abbastanza laici e non dare per scontato nulla in un senso o in un altro. Non pensare che la libera conoscenza sia una, la concorrenza sia una panacea universale. Del resto, nella stessa direttiva di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, direttiva 96 del 1992 della Comunità Europea, si legge che la libera concorrenza di per sé non può necessariamente garantire la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore, dell'ambiente. Quindi né demonizzazione, diciamo così, diciamo per partito preso di una sinistra iperstatalista, né fideistico Washington consensus cantato dal ponte del Panfilo Britannia. Quindi l'albero si giudica dai suoi frutti e la qualità dei frutti, bisogna aggiungere, si giudica anche, dipende anche dalla qualità dei giardinieri e degli agricoltori. Allora, se confrontiamo le attese, questo tipo di attese, rispetto alla realtà italiana, troviamo che le luci e le ombre si intrecciano, e mentre le luci ci portano in direzione della maggiore liberalizzazione, non ancora del tutto compiuta, del settore della distribuzione commerciale, del settore dei medicinali, dei servizi telefonici, dove per esempio nel caso dei medicinali dal 95 ad oggi i prezzi sono diminuiti del 10,9% a fronte di un aumento del costo della vita del 43%, e per quanto riguarda i servizi telefonici tra il 98 e il 2011 le tariffe sono diminuite di quasi il 16%, mentre l'inflazione è aumentata del 32%. Ma e naturalmente, ripeto, anche la liberalizzazione del settore commerciale, del commercio, che era oggetto già di una richiesta specifica dell'antitrust durante la presidenza Amato, e poi è stata realizzata naturalmente anche con le riforme di Bersani. Tuttavia, se usciamo da questi settori, diciamo, fortunati comunque, buone performance, secondo rilevazioni effettuate diffuse dagli artigiani di Mestre, non smentite, fatto consta, nel 2012 l'apertura al mercato di 11 settori di beni e servizi di largo consumo avvenuta negli ultimi 20 anni ha portato a risultati abbastanza deludenti. Il più clamoroso si è registrato nelle assicurazioni sui mezzi di trasporto, che dal 1994 ad oggi sono aumentate del 184% contro un elemento dell'intero aumento dell'inflazione del 43%. In pratica le assicurazioni sono cresciute oltre 4 volte il costo della vita. Quanto ai servizi bancari e finanziari, conti correnti, bancomat, commissioni varie, eccetera, sempre tra il 1994 e il 2011 i costi sono aumentati mediamente del 109,2%, laddove l'incremento dell'inflazione, come ricordato, è stato pari al 43%. In questo caso i servizi finanziari sono aumentati 2,5 volte in più dell'inflazione. Trasporti ferroviari, un incremento dei prezzi molto consistente tra il 2000 e il 2011.
aumentati del 53% contro un aumento del costo della vita negli stessi anni del 26%. Servizi postali, l'aumento del costo delle tariffe è stato del 30,6%, pressoché pari all'incremento dell'inflazione tra il 99 e il 2011, 30,3%. Per l'energia elettrica la variazione delle tariffe ha subito un aumento più contenuto rispetto alla crescita dell'inflazione. Ora, questi dati, quelle, le luci e le ombre, le molte ombre, inducono non soltanto all'abbandono di atteggiamenti fideistici, retorici, questi sono sempre validati. Ma bisogna anche ricercare un po' nella radice diciamo anche istituzionale del sistema che la liberalizzazione apre. Il mercato liberalizzato deve essere, per funzionare secondo le attese, un mercato ben regolato. Qui si liberalizza con regolazione insufficiente, normativamente insufficiente come effettiva, diciamo, attività di vigilanza e di controllo. E adesso non sto ad aprire la giaculatoria delle accuse, i soliti sospetti, la politica ora perché è troppo presente, ora perché è troppo poco presente, le resistenze corporative delle solite corporazioni. Voglio limitarmi ad alcune brevi proposte, forse non facili, ma brevi e poche, perché ve ne è poco. Quando le medicine sono molte, c'è un'antica massima, credo che sia di Molière, il malato è spacciato. Allora, primo di tutto, autorità. Prima di tutto, garantire merito e trasparenza nelle nomine delle autorità. Troppo spesso le nomine delle autorità, che danno qualche un'altra persone egregie, non c'è dubbio, ma sono frutto di accordi sottobanco rispetto ai quali l'opinione pubblica e quindi anche la critica dell'opinione pubblica non ha modo di realizzarsi. A tal fine c'è un metodo semplicissimo, teoricamente, che negli Stati Uniti per esempio viene seguito per le nomine federali fatte dal Congresso. Il metodo delle audizioni pubbliche, degli hearings, in contraddittorio appunto pubblico, con il candidato o la candidata, che viene dalle commissioni competenti, naturalmente, del Congresso, con la presenza della stampa, televisione, media, eccetera, viene torchiato sul suo curriculum, le sue qualificazioni e i suoi programmi e progetti. Questo metodo dovrebbe servire già in termini preventivi a presentare degli impresentabili. E qualche impresentabile l'abbiamo visto. Ma poi bisognerebbe sempre sulle autorità irrobustire i suoi compiti e le sue capacità anche in termini di attrezzatura professionale, di verificare periodicamente i risultati dei processi di liberalizzazione. In Inghilterra ci sono esperienze pratiche, ma anche teoriche, illustrate soprattutto da alcuni centri della London School of Economics, in particolare da Robert Baldwin, che è stato chiamato anche come consulente in alcune amministrazioni italiane comunali per dare utili suggerimenti rimasti poi sulla carta, e a cui si possa facilmente attingere. Ci sono dei metodi di rilevazione degli effetti degli interventi dei processi di liberalizzazione che sono misurabili e che chiamano a una responsabilità poi correttiva specifica. E quanto alla responsabilità correttiva e specifica, occorrerebbe che le autorità si dessero un compito di osservare, far osservare il cosiddetto benchmark, un punto di riferimento costituito dai risultati delle pratiche migliori, la media delle pratiche migliori dei paesi europei di comparabili dimensioni. Certo che non possiamo confrontarci con, diciamo, l'efficienza dei servizi pubblici del Lussemburgo, ma cominciamo a vedere Germania, Francia, Spagna e vediamo se siamo a quali livelli di prezzo qualità, di tariffe qualità
tariffa efficienza, ci sono delle misurazioni oggettive che si possono fare e devono essere fatte e pubblicate, perché se no non c'è quel meccanismo che gli inglesi chiamano name and shame, per cui le varie compagnie, quelle che una volta si chiamavano municipalizzate, ma ci sono ancora i trasporti pubblici, dell'acqua, di questo e quest'altro, locali, che sono spesso, da quando sono diventate un ricettacolo troppo frequente di amici, di fedeli, di sistemandi della politica e della politichetta, e questo dovrebbe creare un imbarazzo e un motivo poi anche specifico di intervento anche della magistratura erariale, perché dice tu fai questo, hai come confronto il comune di Barcellona, nel quale ci sono con un comparabile questi risultati, perché non lo fai? Ti chiamano a rispondere. Poi bisognerebbe fissare dei parametri anche di carattere antitrust, perché in un mercato che, diritto di raffa, questi mercati di grandi servizi tendono all'oligopolio, nel migliore dei casi, in settori, diciamo, in ambiti locali addirittura al monopolio, perché un monopolio culturale, difficile che ci possono essere quattro compagnie di trasporti in un solo comune. Allora, tutte le volte per queste condizioni, per queste situazioni, diciamo così, in cui c'è una forte concentrazione di operatori, in cui le condizioni di prezzi, mi raccordo quello che ho detto prima, prezzi e tariffe, ecceda di un oltre X la media delle best practices, delle migliori pratiche europee definite sopra per omogeneità, si deve presumere un abuso di posizione dominante. L'abuso di posizione dominante, come noto, può essere sia di singole imprese ma anche congiunta. C'è nell'antitrust la figura del cosiddetto consapevole parallelismo. Quando ci sia una situazione di oligopolio e si tenda ad avere un'uniformità di condizioni, allora si dovrebbe sospettare, presumere l'intesa illecita sotto forma di parallelismo consapevole e ribaltare, con una presunzione veramente che si possa combattere, si deve presumere e quindi si inverte l'onere della prova dell'assenza appunto del parallelismo. Mi ricordo vecchie esperienze, ormai come presidente onorario di un'associazione sono proprio fuori dell'arena, ma mi ricordo benissimo tanti anni fa, quando nel presentare all'autorizzazione delle tariffe per le RCA auto, le imprese allineavano i costi dei cosiddetti caricamenti, convergevano 29, delle convergenze quasi al decimale. È impossibile in una cosa di concorrenza in cui devi proprio dimostrare di essere più bravo a ridurre, a fare. E quindi, se non ci sono condizioni normative di questo tipo, sia diciamo funzionali ma anche diciamo di dice dell'albero, di una attrezzatura regolatoria adeguata, noi staremo sempre qui a discutere o di belle teorie o di sconsolati statistiche. Grazie.